Arriva a Modica, inviato dalla Regione, il commissario ad acta per il bilancio consuntivo 2014. Il provvedimento riaccende il dibattito politico, ma il sindaco rassicura dicendo che Modica è più avanti rispetto a molti altri comuni siciliani. Un insospettabile 55enne cigritano è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato e continuato di gasolio. Ad inchiodarlo sono state le telecamere installate in una ditta che si occupa di estrazione di argilla dopo la denuncia del titolare. Una giovane donna è stata salvata grazie alla tempestiva collaborazione tra la cardiologia interventistica di Ragusa ed il centro trapianti di Palermo Ismet. Anche la buona sanità qualche volta può fare notizia. E la collaborazione a volte può anche servire a salvare una vita, è quello che è successo la notte scorsa tra la questura di Ragusa e Bologna provvidenziale, la telefonata al 113 di un ragusano per un amico di Bologna che chiedeva aiuto. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Video Mediterraneo. In apertura parliamo dello scontro totale che c'è a Modica in materia di bilancio consuntivo 2014. L'arrivo in città del commissario ad acta Saieva, inviato dall'assessore regionale dell'UDC Pistorio, ha riacceso il dibattito intorno alla sua approvazione. Proprio l'appartenenza politica dell'assessore agli ex alleati suscita qualche dubbio nel sindaco Abate, che comunque tranquillizza tutti sostenendo come il comune di Modica sia molto più avanti rispetto a tanti altri comuni siciliani dove il commissario non è stato inviato. Vediamo il servizio. L'arrivo a Modica del commissario ad acta nominato dal neo assessore regionale Pistorio per l'approvazione del conto consuntivo 2014 ha riacceso il dibattito politico in città. Attacca Ivana Castello, che già nei giorni scorsi aveva avuto una polemica a distanza con l'assessore al bilancio Enzo Giannone. La Castello parlava apertamente di incompetenza dell'amministrazione modicana, arrivando ad ipotizzare come ultima spiaggia anche lo scioglimento dello stesso consiglio comunale. Il titolare del competente assessorato aveva risposto attribuendo il ritardo ad una retromarcia della regione che aveva cambiato i parametri in corso, costringendo tantissimi comuni siciliani a riprendere dall'inizio la discussione sul bilancio consuntivo, creando così notevoli disagi e ritardi. Oggi l'arrivo del commissario Angelo Saieva, che ha preso visione degli incartamenti ed è ritornato a Palermo, ha provocato la reazione del primo cittadino, Ignazio Abate, che fin qua si era tirato fuori dalle polemiche. Abate si toglie qualche sassolino dalla scarpa e fa notare come il commissario è stato richiamato in fretta e in furia dalle ferie dall'assessore dell'UDC Pistorio, che evidentemente, sostiene il sindaco, ha molto a cuore le sorti di Modica, visto che non ha usato la stessa celerità con centinaia di altri comuni siciliani il cui bilancio non è stato neanche approvato dalla giunta. L'UDC, lo ricordiamo, era il principale alleato proprio del sindaco Abate nell'ultima campagna elettorale prima della rottura di qualche mese fa. Saieva ha preso atto dell'approvazione della delibera da parte della Giunta dello schema di conto consuntivo 2014, così come voluto dalle nuove disposizioni emanate il 17 luglio scorso dalla Regione, che ha costretto a rimodulare il documento già approvato in Giunta il 19 giugno. La riapprovazione del conto consuntivo 2014, secondo le nuove disposizioni, ha posto i funzionari nella condizione di dover lavorare su elementi e dati ragionieristici di 20 anni fa e ciò ha determinato non semplici tempi di lavorazione. Adesso la parola passa ai revisori dei conti, che devono esprimere il parere, e quindi al Consiglio Comunale, che deve discuterlo e approvarlo. La cronaca adesso: un insospettabile 55enne cigritano incensurato è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Modica per furto aggravato e continuo. L'uomo aveva preso di mira una ditta che si occupa di estrazione di argilla, perpetrando ai suoi danni diversi furti di carburante. Agiva con il favore della notte e svuotava i mezzi di lavoro attraverso un semplice tubo di gomma con il quale riempiva i bidoni. Decisive sono state le riprese delle telecamere nascoste installate dai poliziotti dopo la denuncia del titolare dell'azienda. Il servizio. Stanco di trovare ogni mattina i serbatoi dei propri mezzi di lavoro vuoti, un imprenditore modicano si è rivolto alla polizia per individuare il responsabile dei frequenti furti di benzina. La ditta, che si occupa di estrazione d'argilla, stava lavorando in una cava nella zona periferica di Scicli con ruspe, scavatori e cingolati. Ignoti, con preoccupante frequenza, la notte rompevano il lucchetto del cancello e, muniti di un semplice tubo di gomma, svuotavano i serbatoi dei mezzi. A seguito della denuncia presentata dal titolare della ditta, la polizia avviava le indagini piazzando una telecamerina in mezzo alle sterpaglie.
Dopo pochi giorni ecco che la telecamera dava i propri frutti. Dalle immagini registrate si è visto chiaramente un uomo di mezza età che con grande destrezza riusciva ad entrare nel cantiere e ad aspirare con un tubo il carburante dei mezzi e metterlo in alcuni bidoni. A tradire la sua identità una richiesta fatta dallo stesso presso il commissariato per il rilascio del porto d'armi. La comparazione delle immagini della telecamera con la foto consegnata in commissariato lasciava pochi dubbi. Raggiunto presso la propria abitazione, lo scigritano è stato trovato in possesso di diversi bidoni colmi di benzina che sono stati prontamente restituiti al legittimo proprietario. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Sono stati arrestati in flagranza di reato due rumeni incensurati di 28 e 30 anni, sorpresi dopo aver rubato diversi prodotti agricoli da un terreno privato in località Musalli, a Marina di Modica. I due, dopo aver tagliato parte della recinzione esterna, sono entrati con la loro autovettura all'interno del terreno ed hanno iniziato a riempire dei grossi sacchi con i prodotti agricoli, 20 kg di mandorle e 100 di carrube. Un passante ha segnalato il furto ai carabinieri. I militari hanno bloccato i due ladri mentre stavano tentando di dileguarsi. I rumeni sono stati arrestati e condotti ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato in concorso. La senatrice del Partito Democratico, Venerina Padua, ha ottenuto ieri un confronto con i vertici dell'ASP 7 per stabilire i passi da compiere per l'adozione dell'atto aziendale destinato a fornire un nuovo volto alla sanità Iblea. L'attenzione è stata maggiormente puntata sugli ospedali di Modica e di Scigri. Vediamo. L'azienda sanitaria provinciale 7 sta lavorando per l'adozione dell'atto aziendale per dare un nuovo volto alla sanità Iblea. È rimasta soddisfatta della progettualità del direttore generale dell'ASP 7 Maurizio Ricò e del direttore sanitario Giuseppe Drago, la senatrice sciclitana del Partito Democratico Venera Padua. È stata lei ad aver ottenuto un incontro ieri nella sede amministrativa di Piazza Egea Ragusa per verificare l'iter da compiere per l'adozione dell'atto aziendale. La lente di ingrandimento è stata puntata sui due ospedali del comprensorio modicano, appunto Modica e Scicli. Per quanto riguarda il nosocomio della Contea, la senatrice ha chiesto chiarimenti sull'iter della rimodulazione complessiva del pronto soccorso, un progetto avviato dopo la firma del protocollo d'intesa tra il sindaco Ignazio Abate e l'ASP. L'azienda vantava nei confronti dell'ente un credito di circa 320.000 euro che, aggiunta a quella già destinata al nuovo pronto soccorso, permetterà di realizzare lavori già programmati. Il progetto è stato affidato all'ingegnere Lorenzo Aprile, direttore del servizio tecnico dell'azienda sanitaria. Rispetto ai programmi preventivati, ha spiegato la Padua, si registrano dei ritardi anche perché si attende il completamento del lavoro di progettazione. I dati riguardanti i calcoli in questione non sono ancora arrivati, naturalmente l'auspicio è che possano essere messi il prima possibile per consentire all'iter di proseguire così come era stato previsto, ha concluso. Su Busacca di Scicli mi è stato assicurato, ha continuato la senatrice, che l'ASP sta lavorando per rilanciare il più possibile la struttura in chiave riabilitativa e per farla diventare un centro di eccellenza post-acuzie. In questo senso un primo passo è stato compiuto con la pubblicazione del bando per la piscina che sarà dedicata alla riabilitazione e in fase anche di predisposizione a una convenzione con l'IRCCS di Messina, l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, per gli aspetti concernenti proprio la riabilitazione. Quindi il Busacca andrebbe a caratterizzarsi proprio per una determinata specialistica. Il futuro risulterebbe garantito, ha detto la Padua. Ho apprezzato, ha poi concluso, la progettualità proposta, anche se ora l'impegno di tutti deve essere quello di remare nella stessa direzione affinché i buoni propositi si realizzino. Parliamo adesso di un caso di buona sanità. Una giovane donna è stata salvata grazie ad un'ottimale e tempestiva collaborazione tra la cardiologia interventistica di Ragusa ed il centro trapianti di Palermo, Ismet. Vi raccontiamo i dettagli in questo servizio di Viviana Sammito. Un caso di emergenza in cui una donna di 35 anni lottava tra la vita e la morte è stato affrontato con professionalità e tempestività dai medici dell'unità coronarica LUTIC dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, diretta dal dottor Antonino Nicosia.
Un intervento che ha permesso di dare una nuova vita ad una paziente già affetta da una grave patologia congenita. La donna si è presentata nel nosocomio in uno stato di shock cardiogeno, in una condizione in cui il cuore non è più in grado di mantenere una pressione arteriosa e una perfusione adeguata agli altri organi. L'unico trattamento è il trapianto cardiaco, motivo per cui già da tempo la giovane donna è in lista di attesa all'ISMET di Palermo. Per salvare la paziente, il dottore Francesco Ferrante, insieme con i colleghi rianimatori Corrado Pressi e Francesco Raciti, nella sala operatoria di Hemodynamic, ha stabilizzato il quadro clinico della donna con un contropulsatore aortico e ha contattato l'ISMED di Palermo per un veloce trasferimento. È arrivata un'equipe composta da un cardiochirurgo e un anestesista che ha trasferito la paziente all'ISMET. L'epilogo di una storia clinica che ha tenuto con il fiato sospeso la famiglia della giovane medici è arrivato la notte tra il 12 e il 13 agosto. A Palermo è stata data la disponibilità di un cuore appena espiantato da un donatore che è stato trapiantato alla giovane paziente ragusana. La sanità iblea ha portato a casa un eccellente risultato. Il dottore Nicosia, primario dell'UTIC del Maria Paterno Arezzo, ha precisato che la tecnologia utilizzata è di grande complessità. La professionalità, la tempestività e la coordinazione che le equipe mediche e le infermieristiche di Ragusa e di Palermo hanno messo in campo in tempi così brevi è stato cruciale al fine di salvare la giovane vita di una donna che non era più in condizioni di attendere nemmeno un'ora per il trapianto di cuore. Grande soddisfazione per l'ottima riuscita all'intervento è stata espressa dal direttore generale dell'azienda sanitaria di Ragusa, Maurizio Aricò, il quale ha affermato che tali punte di eccellenza rappresentano sicuramente l'espressione di professionalità qualificate e brillanti, ma anche di un contesto efficiente, frutto della collaborazione tra più servizi e unità operative. Tenta il suicidio a Bologna, ma la polizia di Ragusa lo salva. È successo la notte scorsa quando una telefonata al 113 da parte di un cittadino ragusano ha segnalato alla polizia che un suo amico lo aveva chiamato da Bologna e aveva bisogno di aiuto. Fondamentale la collaborazione tra la sala operativa Iblea e quella di Bologna. L'intuito degli agenti della sala operativa della questura di Ragusa ha permesso di salvare la vita ad un giovane bolognese che stava tentando il suicidio. Tutto è partito da una telefonata al 113. Ieri in piena notte un ragusano allarmato raccontava di avere ricevuto una telefonata da parte di un suo conoscente residente a Bologna che gli aveva detto di stare molto male e di avere bisogno di un'ambulanza. La chiamata però si era interrotta all'improvviso e non era più riuscito a mettersi in contatto con l'amico che aveva bisogno di aiuto. A questo punto, preoccupato, ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti allertavano il 118, ma allo stesso tempo, intuendo che forse stava per accadere qualcosa di grave, i poliziotti ragusani diretti dal commissario capo Filiberto Fracchiolla hanno deciso di allertare i colleghi della sala operativa della questura di Bologna, che immediatamente hanno inviato una pattuglia nell'abitazione indicata dall'amico dell'uomo. E l'intuito si è rivelato provvidenziale. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno trovato il trentenne con due corde legate attorno al collo, agganciate ad una trave di legno del soffitto. Gli agenti lo hanno subito liberato dalla corda e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna. Sul collo erano già evidenti i segni dovuti alla compressione della corda. Pochi minuti ancora e per il giovane non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sono ancora in corso d'accertamento le cause che hanno portato il giovane a compiere il gesto. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti, la causa potrebbe essere stata una lite con la fidanzata. Ma la cosa più importante è che la sinergia e la prontezza di spirito della polizia e la fiducia riposta dai cittadini, anche a così tanta distanza, abbiano permesso di salvare una vita umana. Ritornare alla chiusura degli esercizi commerciali la domenica e i festivi, la richiesta parte dal PD di Modica, che oggi ha chiesto ufficialmente un incontro all'Ascom cittadina per discutere di questa problematica che riguarda un importante comparto produttivo della realtà locale. Vediamo.
chiudere o quantomeno razionalizzare le aperture domenicali degli esercizi commerciali ed in particolar modo dei supermercati. È la richiesta che il Partito Democratico di Modica presenterà ufficialmente all'ASCOM nell'incontro chiesto oggi attraverso un comunicato stampa dal segretario Giovanni Spadaro. Sono sempre di più le catene di supermercati che stanno ripristinando la chiusura nei giorni festivi e ciò per migliorare la qualità di vita dei propri dipendenti e aiutare tutti a riscoprire i valori della famiglia, dichiara il segretario cittadino. La richiesta è partita dopo che diversi dipendenti di attività commerciali hanno chiesto al mondo politico di farsi portavoce dei loro diritti. Uno su tutti, quello alla famiglia. Era stato Papa Bergoglio, in occasione dell'udienza generale della scorsa settimana, a difendere il diritto a riposare la domenica e condannare l'ideologia del profitto e del consumo che vuole mangiarsi anche la festa. Il Papa ha preso posizione sull'esigenza di rispettare la dignità del lavoro, che passa anche attraverso il giusto peso da dare all'attività di ogni giorno e alle necessarie pause, soprattutto quelle festive. Con riferimento alla realtà modicana, non riscontriamo nei giorni festivi di buona parte dell'anno un grande afflusso di clienti tale da rendere necessaria o giustificare l'apertura 7 giorni su 7 degli esercizi commerciali, che tuttavia lo rimangono a discapito dei dipendenti e delle loro famiglie, scrive il PD nel comunicato. Da qui l'invito all'ASCOM per un incontro per stabilire delle norme che da un lato tutelino la qualità della vita dei dipendenti e più in generale i valori della famiglia e dall'altro le esigenze di un settore che si trova ad operare in una città turistica e che pertanto deve garantire determinati servizi anche nei giorni festivi. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Modica comunica che entro il 25 settembre è possibile presentare domanda per il rilascio dei tesserini di libera circolazione dell'AST, validi sui mezzi di trasporto pubblici urbani. Possono presentare domanda gli uomini che abbiano compiuto i 60 anni, 55 invece è il limite di età per le donne. Inoltre i cavalieri di Vittorio Veneto, i mutilati, gli invalidi di guerra e civili, le vedove di guerra, purché non superino i 6.500 euro per nuclei familiari monoreddito, 13.000 con più di un reddito. Il coordinamento UDC di Scicli, dopo le segnalazioni ricevute da alcuni genitori degli alunni del plesso scolastico Vittorini e dal colloquio con la preside dell'istituto, puntano l'attenzione sulla condizione precaria della struttura. Il coordinamento ha rilevato alcune carenze che possono arrecare situazioni di possibile pericolo alla pubblica incolumità. Alla luce di questa situazione, l'UDC di Scicli chiede alla Commissione straordinaria del Comune di effettuare un sopralluogo congiunto con l'ufficio tecnico al fine di verificare lo stato della scuola e programmare gli interventi manutentivi. Il coordinamento auspica un intervento in tempi brevi in considerazione dell'inizio dell'attività didattica prevista per il mese di settembre. E adesso la pagina culturale con la presentazione a Noto del libro I segreti dell'anfora dello scrittore Salvatore Rechirez. Il segreto dell'anfora dello scrittore palermitano Salvatore Rechirez è stato presentato a Noto nell'ambito degli eventi del programma Effetto Noto predisposto dall'amministrazione comunale. Nel libro, la frenetica ricerca da più parti e attraverso i secoli del tesoro di un mercante di Siracusa, accusato di eresia, fa da trama ad una vicenda in cui si stratificano fatti storici e fantasia. Conflitti di pensiero, aberrazioni religiose, crisi mistiche, deliri di potere si alternano in un'incalzante sequela di avvenimenti, tutti fermamente aderenti alla storia della Sicilia spagnola. Uno sfondo letterario che mette in luce e valorizza attraverso appunto la narrazione di Salvatore Rechirez una Sicilia che oggi stiamo cercando di valorizzare anche attraverso appunto tutte gli eventi e le manifestazioni che sono in questo momento in moto nella nostra città. Un testo che fa vivere molte atmosfere della Sicilia della fine del Cinquecento, tra Noto, Siracusa e Palermo, quindi un modo per viaggiare nel tempo oltre che nello spazio, per poi magari prendere spunto per una visita sul terreno di questo straordinario palcoscenico che è l'antica città di Noto distrutta dal terremoto. Il contraddittorio ruolo del Tribunale dell'Inquisizione, la teatralità delle pene ingiuste, i contrasti per l'esercizio del potere, la Palermo nuova che nasce all'insegna del barocco, fanno da scenario a vicende personali che ne escono schiacciate. Io credo, però lo dirà meglio l'autore, che il protagonista con la P maiuscola di questo romanzo è l'Inquisizione, il Sant'Uffizio spagnolo in Sicilia, di cui noi li apprezziamo
giudici, reati, contesti giudiziari, il modo di procedere, l'uso della tortura e quant'altro, con una fedeltà alla storia che è veramente ammirevole e con la capacità anche di inventare per l'appunto situazioni che fanno sì che questo tesoro, sotterrato da Geremia Palumbo alla fine del Cinquecento, venga trovato poi agli inizi del Novecento, giusto quando Giuseppe Pitre scalpella l'intonaco delle celle del carcere del Sant'Uffizio e trova i meravigliosi graffiti che tutti quanti possiamo visitare a Palermo. Colpi di scena improvvisi, eventi tragici o misteriosi lasciano lo spazio infine al tema di fondo che vuol far luce sul bisogno di una corretta formazione culturale, morale e umana degli operatori religiosi. È una ricostruzione di vicende che hanno caratterizzato le sofferenze di un'intera fascia sociale e che lanciano attraverso una serie di enigmi un inquietante interrogativo, che è quello attualissimo di porsi il problema se non è il caso di rivedere la istituzione seminariale in modo da poter selezionare finalmente una classe di sacerdoti veramente vocati all'impegno, vocati all'ordine e lontani dalle umane debolezze, quelle che caratterizzano tutta la storia attraverso la quale si sviluppa il racconto a cui ho dato vita. Per la prima volta la città di Vittoria è munita di una cartina geografica per turisti. Oltre 20.000 copie già stampate e distribuite con una mappa dove sono segnalate tutte le bellezze e le strutture del territorio. Vittoria e Scoglitti hanno così finalmente in tutti gli alberghi e nei B&B una mappa per turisti con le indicazioni geografiche, itinerari culturali, religiosi e naturalistici e tutto quanto fruibile dalla clientela, anche in lingua inglese. A dare notizia è il neo presidente del distretto turistico Cultura del Mare, Fabio Nicosia, che ha ideato la stampa di una guida allo shopping di Scoglitti e di cartoline che rappresentano le bellezze paesaggistiche di tutti i comuni del distretto. L'ambasciatore italiano di Santo Domingo, Andrea Tasciotti, in occasione della sua presenza in Sicilia, ha reso visita a Modica all'Associazione Gli Armonici del Vira Mazza, impegnata nella danza sportiva ma anche canto e recitazione. L'ambasciatore si è complimentato personalmente per l'elevata qualità raggiunta. All'ambasciatore è stata consegnata una speciale targa per ricordare la sua presenza in città. Per l'occasione c'era anche il pianista e compositrice di fama internazionale Giuseppina Torre ed il presidente provinciale XEN Sergio Cassisi. Con queste notizie chiudiamo l'appuntamento con l'informazione, grazie per averci scelto, un buon proseguimento con i nostri programmi.